Sono appena stati resi disponibili i nuovi software di Apple per iPhone e Mac, macOS Ventura e iPadOS 16. Il video su macOS Ventura e tutte le sue novità non so quando arriverà, però intanto ora parliamo di quelle di iPadOS 16. iPadOS 16 ovviamente contiene tutte le novità che ha anche iOS 16, che le trovate in un video dedicato che trovate qua sopra nelle schede. La prima novità in più importante, che ritroviamo anche su macOS Ventura, però in forma diversa, è Stage Manager, la gestione a finestre sull'iPad. Una roba per me fantastica, fuori dal normale, non perfetta, visto che è stata. Hanno cercato di. Io ho detto, perché non metti semplicemente il Mission Control come su Mac? Non lo so. Volevano fare una cosa apposta per iPad, il problema è che l'hanno messa anche su Mac, e lì ne parlavano sul video del Mac perché è un casino, veramente sul Mac è atroce, ma anche sull'iPad poteva essere meglio Mission Control. Però questa è la grafica di Stage Manager, possiamo anche non vedere quale finestre, le altre finestre, però si possono già usare due o tre app contemporaneamente, cosa davvero utile. E in più si possono creare anche gruppi di app, quindi tipo se apri un gruppo ti si aprono tutta una determinata serie di app. Magari per la produttività, io mi apro Pages, mi apro Final Cut. Ora, questo è un esempio sul Mac perché Final Cut purtroppo non c'è, però è stato reso disponibile per iPad da DaVinci Resolve, fantastico davvero. Che tra l'altro è anche gratuito, per me è uno dei migliori software di editing in generale. Oltre Final Cut, se non usassi Final Cut, userei DaVinci Resolve. Infatti, ce l'ho anche come software di scorta, lo trovo davvero fantastico. In più, sempre con Stage Manager, quindi funzioni della serie Stage Manager, si può collegare l'iPad e si ottimizza ad un monitor esterno. E questa cosa è disponibile per iPad Pro 2018, 2020 e 2021, quindi M1, e iPad Air con l'M1. Vediamo se la renderanno disponibile anche per l'Air 4. Ora non c'è, mi sembra. Però magari, non lo so, penso di no. Vabbè, vedremo. In più, per l'iPad, ultimo iPad da 12,9 pollici, quindi mini LED, si potrà anche fare una cosa molto interessante, che è la regolazione del colore. Davvero super interessante, molto bella come cosa per regolare il colore e usarlo come monitor esterno, anche per fare lavori di precisione. Si potrà cambiare la risoluzione del display, quindi avere più o meno app. Proprio si cambia lo spazio disponibile alla risoluzione. Anche questo è davvero la svolta, secondo me, per molto passata in sordina come funzione. Arrivano l'app Meteo e Orologio, così mi commuovo. E arriva anche la nuovissima app Freedom per lavorare in contemporanea, mandando link, anzi ve la metto proprio qui, vi leggo la descrizione precisa. Freedom è un'app pensata per facilitare il lavoro di squadra e lo scambio di idee. Disegni e prendi appunti con Apple Pencil, condividi file e inserisci link, documenti, video e audio. Invita chi vuoi, condividi un link e via. Si collabora all'istante. Man mano che altre persone si aggiungono alle loro idee, vengono le modifiche in tempo reale nell'area di lavoro. L'unica cosa che non ho capito è solo se hai iPad. Penso proprio di sì. Cioè, sicuramente, però non la darei per scontata. Magari ti fanno su un tablet Android. Non lo so, non lo so, non lo so. Quindi queste sono le novità esclusive, poche ma molto, molto, molto buone. Questo software è disponibile da stasera per iPad Air di terza generazione, quindi dal 2019, iPad di quinta generazione, che mi sembra sia quello del 2017, iPad del 2017, tutti gli iPad Pro e iPad Mini 5. Alla fine, ovviamente, le funzioni, queste qua che vi dico. Alla fine sugli iPad normali, tutte queste cose qua, arriva solo Freedom e Meteo Orologio, perché poi le altre sono tutte per quegli iPad che vi ho detto prima. Molto interessante come software, posso dire. Stage Manager, ovviamente figata assoluta, assurda, tutto bello. Si poteva fare meglio, però vabbè, ci vorrebbero altre cose, come un bel Final Cut come app, o anche la barra dei menu sarebbe davvero davvero comoda, ma ci arriveremo col tempo. In tuo iPadOS, boh, ti parlo altissimo, in tuo iPadOS 18 sarebbe bello, sarebbe davvero bello avere magari anche una barra di menu, iPadOS 20 una barra di menu, tante cose più simili a macOS, perché secondo me alla fine la lineup iPad basterebbe semplicemente tre cose: un iPad mini, un iPad
un iPad mini e un iPad normale dai 300 ai 500 con iPadOS, iOS, come lo vogliamo chiamare, e un iPad Pro da 1000-1500 con macOS, con qualcosa simile macOS, con un iPadOS, macOS, quello che volete, ma che alla fine sia come il Mac. Queste sono le novità, queste saranno anche alcune mie riflessioni. Se volete dire la vostra, ditemelo nei commenti, se non la volete dire, attaccate e basta. Ci vediamo domani, penso, con un video molto, 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 molto bello.